Ciao a tutti amici, oggi facciamo risposte ai lettori. Allora, vediamo a noi, prima quelli di Facebook. Epifanio: grazie per aver accettato il mio account, sarà cancellato questo tipo mio conto. Ok, niente. Luigi: quest'estate torni un po' in Italia? No, perché dovrei? Verrò quando sarà il momento. Verrò quando lo dirò io. Allora. Michele, ti volevo solo... Ti volevo soltanto ringraziare per essere stato citato da te in tuo video. Detto che riceverai tantissimi messaggi, un po' ho seduto davanti con mio figlio a guardare la TV quando l'hai salutato. Risalutiamo il figlio di Michele. Se avete dei figli, mandatemi il messaggio che vi saluto. Che è... Ciao. Allora, Nicola, per la serie risposte ai lettori, per il prossimo video, quale... stato il miglior panino che hai mai mangiato? Quelli di Quizno al giallapeno, però non li fanno più. C'era tutto uno strato di carne, uno strato di formaggio, uno strato di maionese, uno strato di giallapeno, salse che si sprecano. Quizno si chiama il ristorante. Sarà una parola latina che vuol dire panineria. Messaggio per il tuo prossimo video: parlaci delle negatività che hai potuto osservare in America col passare dei tuoi anni. Pensi di sposarti, di avere figli? Ehi, c'è Ciuschi va bene, no? Poi non bisogna portarlo all'asilo, insomma, è più pratico, diciamo. Se si preferisci un'italiana o un'americana? Ovviamente americana, è bionda. E giù commenti. Ah, queste sono le domande di Gabriele R. Lì in America il concetto di famiglia vero e proprio come qui in Italia? Assolutamente no. Punto 1. Ci si sposa giovanissimi. Facilissimo trovare diciottenni già sposati. Fanno i figli giovanissimi, facilissimo trovare diciottenni con tre figli. No, diciottenni con tre figli forse no, però 24enni con tre figli sì. E dacci il tempo, perché essendo che sotto i 18 è illegale fare queste cose qua, allora se ti beccano succede un casino, vai a finire nei sex offender, ti arrestano, ti danno 3 anni. Però vabbè, magari un po' con la condizionale. Però rimane in questi registri sex offender e proprio hai pulito il melo. Tra l'altro, ieri c'era un avvocato che è venuto qui, parla che se viene arrestato negli Stati Uniti, a differenza che in altri paesi, ti mettono la data dell'arresto, la tua foto, praticamente diventano di pubblico dominio tutti questi dati. Allora ci sono adesso, è iniziato un boom, che ci sono un stracasino di siti che prendono le tue foto e le mettono sui loro siti. Quindi potete cercare, che so, arrest, mugshot, Florida arrest, Michigan arrest, cicci. Quindi la tua foto va a finire in tutti questi siti. Allora te devi andare da questi siti e di rimuoverla. Però ovviamente ti fanno pagare, no? E può variare da 500 a 600 dollari. Il problema è che quando paghi uno, ce n'è subito un altro, che magari sono anche un po' collegati, stesso proprietario. Quindi dopo ti dicono, guarda che anche qua, guarda qua. Allora questo avvocato diceva che uno ha speso quasi 10.000 dollari. Solo perché il figlio è stato arrestato perché, non so, guidava ubriaco. Ed è così. Infatti, non so, un bel giorno... tenteranno di chiudere questo business, che per il momento è legale. Questo non c'entra niente, però era per dire qualcosa che correlato alla famiglia. Poi, famiglia, a 18 anni i genitori non vogliono più quasi sentire parlare del figlio. Hai 18 anni?
trovati il lavoro, vai a abitare fuori dalla nostra casa. Moltissimi fanno così. Infatti, c'è anche, vabbè, anche i figli a 18 anni vogliono già andare via, quindi vogliono già avere una casa o l'affittano con gli amici. Infatti ci sono i roommate, che roommate, vabbè, vuol dire coinquilino, anche in Italia sono coinquilini. O ragazza alla pari, però non lo so. In Italia mi sembra di meno. Cioè, in Italia tutti dicono, affittare una casa costa tanto. Perché te la vuoi affittare da solo, invece te ti pigli un altro, in tre, allora dopo riuscite a affittare la casa, no? Invece no. Allora, parlatici dei tuoi primi... Allora, pensi di sposarti? Ma non lo so, perché... Cioè, secondo me sposarsi è una cosa un po' troppo esagerata. È come se uno che ha fame e si compra un ristorante. Invece, magari puoi andare a mangiare in un ristorante, poi cambi. Che film è? Parlaci dei tuoi primi lavori che hai svolto. Grazie mille. I primi lavori che ho svolto in America lavoravo nel giornale della scuola. E basta. In Italia lavoravo in un giornale. Facevo... le finte notizie, è da lì che è nato le finte notizie di YouTube. No, facevo le pubblicità così. Andrea, che si chiama come un famoso cantante toscano, e vi lascio indovinare chi. Un po' sminchio. Allora, inizialmente questo c'entra molto. Comunque, inizialmente sto cantante ha iniziato la carriera come un ragazzo sminchiolato, adesso però è diventato tutto intelligente, colto, proprio è diventato un guru, quasi. Ciao, la scienza con i tuoi video, oltre a WordPress, hai provato altri CMS? Ho provato Drupal, non mi piace, ho provato Expression Engine, che mi piace, però ha qualche un po' di... Secondo me è uno dei più facili di tutti nella creazione delle cose. Però, vabbè, non è gratis. Però, e poi a volte anche a fare l'update delle cose. Non è che è semplice, bisogna mettere i file qui, mettere i file là, mettere quello. È un gran casino a volte. E basta, questo è quanto. Allora, questi erano quelli di Facebook. Adesso brevemente rispondiamo ai 273 messaggi che ho su YouTube. Allora, facciamo che rispondiamo a questa pagina. Sono 20. Duff Jack. Ciao, sono un grandissimo fan. Volevo chiederti informazioni sulla Community College. Sto facendo l'ultimo anno di università qua in Italia e mi sto informando da internet per fare un CC in America. Ho visto parecchi siti, ma vedo che andare a studiare a New York, Boston, Chicago, grandi città, costa parecchio, sia Community College che la vita. Sapresti dirmi qualche consiglio sui CC non costosissimi in città belle o vicine? Ho guardato anche Genova, ma non ci sono proprio CC. Invece a Jacksonville ci sono i CC, Community College. Infatti sono andato, si chiama Florida College Jacksonville, Florida Community Jacksonville College, così, CCS qualcosa. Non lo so, perché non ho nessuna informazione al riguardo. Costano così. Costano $10,000 all'anno, $5,000 all'anno, poi c'è le spese. Quindi costano. Costano. Poi, cioè, se vuoi fare il CC all'estero puoi fare, no problem. Però il CC sono solo 2 anni o 3 anni. Quindi se poi vuoi richiedere un visto di lavoro, come ho fatto io, no. Bisogna andare poi nell'altra scuola che fa un corso di laurea. Anche se quello di Jacksonville adesso ha iniziato a fare le lauree lunghe, da quello che ho capito. Non lo so. Problema difficile. Non lo so. Sofì, ti è venuto mai in mente di spaccare con le immagini? Ti è mai di spaccare con le immagini lenticolari? Sì, ho pensato perché avevo lenticolari. Sono, so se avete mai visto, ci sono delle copertine di DVD o giochi che muovendole così fa delle
o la fa 3D o vi fa vedere delle immagini diverse. Allora, avevo pensato di fare tipo un biglietto da visita. Praticamente devi stampare sul biglietto da visita tutte linee, cioè sarebbero 3 o 4 diversi disegni, però sono tagliate in linea, insomma ci vuole un software particolare già lì, e poi devi comprare sta cavolo di lente lenticolare che costa un sacco. Allora non l'ho mai spattaccato. Quando sarà fattibile creare? Si può fare benissimo, ci sono i software, basta che ti compri la lente. Su Amazon c'era, cioè, però devi comprarti 2 o 3 fogli, non me lo ricordo, mi pare che costava troppo. C'è un programmino free di nome Lenkit, hai visto? Allora cosa me lo chiedi? Sono poi ho un letto, 9 euro per 5 fogli, ecco, quindi puoi farlo. Questo video mostra l'incollaggio a livello professionale, ccc, ci ho già spattaccato, poi non ce l'ho voglia. Ikari Ion, passaporto americano. Ciao, volevo chiederti informazioni sul passaporto americano. Sei venuta la persona giusta, io non lo ce l'ho. Mio nonno, da parte di mio padre, era americano. Anche se probabilmente... A un certo punto, mio nonno, dato che il cugino del fratello del cognato, essendo americano di origine italiana, aveva anche il passaporto italiano. Però la moglie del cugino è andata a vivere in Italia. Quando offrirono a mio nonno e anche al cugino del cognato in Italia doppia cittadinanza, la rifiutò. Ale! Quindi la sorella del genero di mio nonno poteva sempre andare sia in Italia che in America. Ma se l'ha rifiutata mio padre, non so. Quindi di conseguenza a mio padre, ma anche al genero e al cugino, ne possiamo andare in America come cittadini americani. Non lo so, non ci ho capito niente. Allora, mio nonno, quando offrirono a mio nonno in Italia la doppia cittadinanza, la rifiutò. Perché la rifiutò? Quindi mio nonno poteva sempre andare sia in Italia che in America, ma mio padre no. Secondo me non ce l'avrete mai a rifiutarlo. Quindi di conseguenza mi piace, non so. E non so, devi chiederlo all'ufficio immigrazione o all'ambasciata, ma l'ambasciata non è che l'ambasciata americana telefono, ehi, dove mi sì, quindi l'appuntamento, non lo so. Allora, favore immenso. Mamma mia che risata. Mi potresti dire quanto costa un iPhone 5 in America? Costa $99. $199. Adesso vorrei dire, così poco. Devi avere per forza il contratto. Ma vai sul sito apple.com. Troverai un prezzo, no? L massimo 463. Ciao, complimenti per i tuoi video. Ti voglio chiedere un'informazione. Su Amazon non riesco a trovare lo stesso cappello da orso che hai tu. Mi dici cosa digitare per trovare sto benedetto cappello? Allora, premesso che quel cappello non è che ce n'erano tanti. Io ho messo Bear Hat. Bear Hat con l'H. Finito. Non so. Moi mais. Ciao, la bella macchinetta del colesterolo. Bella la macchinetta del colesterolo. Sei infermiere? Sì. Cioè, nel tempo libero faccio l'infermiere, faccio CPR, cose così. Tra un mese do l'esame OSS. Non ho il colesterolo da studiare, ma è simile a glicemia. Ho trovato un annuncio del genere. Cerchiamo urgentemente per mesi maggio-giugno operatori sociosanitari abilitati alla prova del colesterolo. Bla bla bla. Bella presenza. Verranno considerati e contattati telefonicamente solo i candidati rispondenti ai requisiti qui sopra. Bella presenza, attitudine ai rapporti interpersonali ed elevata
capacità di relazione col pubblico. E certo, per pigliarti il colesterolo bisogna che sei una donna, 28 anni, da 28 a 35 anni, molto estroversa, casting, richiedere foto, foto richiesta, abilitata al colesterolo. Che dire, una bugia, comunque non sono un infermiere, non so, però sto annuncio mi puzza. Mi puoi dare indirizzo su Amazon per trovare il cappello da orso? Ci conto, eh. Allora andiamo su amazon.com. Bear at, poi il primo ovviamente, se lo cerchi in italiano è ovvio che non ti verrà un cavolo. Comunque c'è anche la versione donna, bellissima. Ah, cappello da orso lungo lungo lungo, ci infili le mani dentro nella tasca spaziale sotto. Ah, ce ne sono un sacco adesso. Beh, il mio è il più bello, ovviamente. Il cappello da orso l'avevo tratto da Reply, da una puntata di Mythbusters, quando c'è Carrie Byron che ce l'aveva, bellissimo. Daniele Scalzo, ciao, ti ho contattato 3000 volte, non mi hai mai risposto. Posso avere un tuo contatto privato per farti alcune domande sulla vita americana? Perché insomma, poi scambiare una cosa stupida ogni volta che non scambiare. Porca puzzola, cosa mi devi chiedere che non ho già detto a tutti? Non te l'avrò, non te lo darò mai. Allora, vieni su Facebook, ciao a tutti, sono Fe. Venite facebook.com/MircoJax. One. Allora, mi spedi tutti i messaggi. Umbrella, ci spedisce un video di YouTube. Ah, il video non è disponibile. Ah, bello. Clicca per allargare The Combative Channel. Ti ho invitato a guardare anche i miei video per fare qualche risata. Bellissimo, bellissimo. Le passioni di Amy. È il titolo, è il nome, è già un programma. Opportunità. Ciao, vorrei poterti un lavoro, o meglio, vorrei proporti di iscriverti con questo metodo affinché ne trarrai del bene della mia offerta. Il lavoro che voglio offrirti si fa da casa e comunque nell'arco di una semplice e tranquilla vita. Ora spero che tu legga il tutto e valuti la proposta seriamente. Non è una truffa, ci tengo a precisarlo. Non troverai a metà pagina quei noiosi "compralo subito" simili. Il metodo in questione che ho scoperto da qualche mesetto consiste in pochi semplici passaggi che ti fa sfruttare al meglio le ore che stai connesso. Inviami il tuo indirizzo email affinché possa inviarti il link. Clicca sul link e iscriviti gratuitamente. Scarica gratuitamente il programma in questione. Segui la procedura. Bla! Aprirà una barra sul desk di cui scorre la pubblicità costruita. Non devi interessare un po' cosa ti fa. Allora, passiamo subito ai soldoni che farete. 1,5 euro al mese per 10 persone iscritte sotto di te. 15 euro per 100, 15.000. Ovviamente la gente guarda subito, 15.000 euro al mese. Sì, potevo avere 100.000 persone iscritte mandando questo stupidissimo messaggio a tutti. Perché ho notato che tu hai parecchie persone iscritte al tuo canale. Perché tu guadagnerai fino al livello sotto di te. Allora c'è l'esempio, nel classico esempio da Catena di Sant'Antonio. Allora, esempio pratico. Tu iscrivi Ale, primo livello. Ale iscrive Bruno, secondo livello. Bruno iscrive Camillo, terzo livello. Camillo iscrive Dario, quarto livello. Dario iscrive Ernesto, quinto livello. Ernesto iscrive Franco, sesto livello. Franco iscrive Giuseppe, settimo livello. Giuseppe iscrive Italo, Italo iscrive Luca. Luca iscrive... Notai che non ci sono donne, le donne non capirebbero, cioè... Proprio andate nel pallone, no? Allora, questa catena funziona solo con gli uomini, mi spiace. Tu guadagnerai il 10%. Ovviamente puoi scrivere se te infinite persone che bla bla bla. Ovviamente lei però, allora, fa l'esempio con solo gli uomini,
Però lei, cioè lei, lui, che manda il messaggio, dice che è una donna. Perché le passioni di Amy, poi. Opportunità mi ha spedito il messaggio due volte. Adesso noi facciamo così. Cerchiamo su Google il messaggio che mi ha inviato. Vediamo. Niente, dopo non trovo. Niente. Non ti rispondo. Neanche. 15 balls. Salve, sono un web designer italiano, 20 anni, tutta voglia di lasciare l'Italia. Guardando i tuoi video. Tutte le volte che io dico, però in Italia fa cagare, che so, non lo so, parli male sempre dell'Italia, ma sono schifo, non sei americano, bla 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 bla. E poi tutti me lo dicono, noi lasciamo l'Italia, voglio lasciare l'Italia. Guardando i tuoi video mi è venuto un dubbio. Ti volevo chiedere se nella vostra azienda cercate un web designer. Lavoro già per l'azienda svizzera, ma il mio sogno è sempre stato quello di andare in California a fare 10. Se vuoi vedere, non lo so. Allora, noi non lo cerchiamo, non cerchiamo nessuno. Poi ci vuole uno che parla inglese bene come me, o di più. E poi ci sono tutto il problema dei visti, che non ti sto a dire, che ho già detto mille volte, difficilissimo. Ti sei scaricato l'iOS 7? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. No, non l'ho scaricato. Questo era Daniele, scalzo. Mix99 Production, ciao. Adoro i tuoi video, ti seguo. Visto prodotto siamo passati al nuovo layout e ho fatto questo per te. Vediamo subito. Ti piace? È brutto, non mi piace. Ciao, praticamente allora sotto ha come una grid che sicuramente sarà stata, non l'ha fatta lui, e poi c'è un tipo un banner con un sfumato dal blu default a ciano default. Sopra c'è Mirko con la oca e una mela, Jax, così che hai il campeggio. Non mi piace. Mi piace più rosso. Mi piace il classico rosso unità. Quello che c'era sul mio bellissimo canale. Non so se c'è ancora. Ciao, cosa ne pensi di Adobe Muse? Adobe Muse. Fammi googolare che non so neanche cos'è. Adobe Muse, lo conosciamo tutti. Serve per... Sì, l'ho sentito nominare... l'altro giorno, però serve per pubblicare siti dinamici, desktop, bla bla. Allora, non lo conosco, non lo so. Però a me mi sta sulle palle Adobe che tipo Dreamweaver, invece di ridisegnarlo completamente, ci aggiungono 3-4 features rendendo il programma sempre più pesante, sempre con 6.000 robe che non servono un cavolo. Con delle, il pannello che so, le preferenze, ancora quello che ce n'era dal Dreamweaver 3. Infatti io l'altro giorno volevo vedere Dreamweaver CC, se c'aveva novità, un redesign, una cosa un po'... È uguale, stessa grafica, stessa cosa, stesso pannello di controllo merdosissimo. Infatti non so, già cioè il problema di Dreamweaver... lo odio, però per delle cose è l'unico che me le fa. Perché io ho provato Coda, no? Adesso mi direte Sublime Text. Sublime Text mi fa cagare. Non ha niente che mi piace. È brutto. A me piace. Sono abbastanza che mi piace Coda. L'unico problema che a me piace fare con The Weaver è quando guardare il codice e tutto quanto. Spesso codice. Ma io voglio anche nel WYSIWYG. Cioè io voglio scrivere direttamente senza fare nel codice. Voglio... selezionare nel preview un'immagine e automaticamente me la seleziona nel codice. Io voglio schiacciare da sopra e sotto. Invece loro hanno fatto che il preview è come un Safari dentro, come un Internet Explorer, no? Quindi non ci puoi fare un cavolo. E allora mi piace. Allora per il momento è tutto, ciao a tutti.